siamo una squadra neopromossa, veniamo da un campionato di Serie C, ci affacciamo in un campionato nazionale, quindi un campionato che molte ragazze non hanno mai fatto, la Serie B. Chiaramente abbiamo avuto la prima sconfitta a Offanengo in provincia di Crema, dove praticamente le ragazze, bisogna dire, non sono quasi scese in campo, probabilmente l'emozione le ha attanagliate dall'inizio e non hanno potuto dare quello che possono dare. Sabato è stata la prima partita casalinga. Abbiamo incontrato una squadra che è retrocessa dalla B1 l'anno scorso e ha tutte le carte in regola per essere promossa, per ritornare immediatamente in B1 quest'anno. Anche in questa partita abbiamo avuto forse un po' l'emozione di giocare davanti a un pubblico a cui le ragazze non sono abituate. Abbiamo giocato al Palacaneparo, quindi c'era parecchia gente e i primi due set abbiamo giocato meglio che nella prima partita, però molto legate. Il terzo e il quarto set li abbiamo giocati come sappiamo giocare, abbiamo dato del filo da torcere, siamo riusciti a vincere il terzo set e siamo stati in partita per quasi tutto il quarto set. C'è da contare che rispetto allo scorso anno, dove il nostro girone ci portava ad andare a Bologna, a Modena, a Reggio, quest'anno le trasferte cominciano ad essere un po' più lunghe, le prime due partite in trasferta sono anche due trasferte abbastanza lunghe. Sabato andremo a Lecco, giochiamo alle 20:30, quindi si partirà il primo pomeriggio, 4 ore di pullman, si arriva là per trovare il tempo tecnico per fare una passeggiata, per andare in campo rilassate, però chiaramente penso che la fatica incida anche in questo modo. Avete notato un divario molto molto importante tra i due campionati? C'è una differenza tecnica, ma anche probabilmente fisica notevole? Diciamo che c'è una differenza, in qualche atleta c'è una buona differenza fisica. Sabato loro avevano un centrale di 1,85 m che è stata, diciamo, la giocatrice più forte, quella che ci ha messo di più in difficoltà. Diciamo che a livello tecnico il terzo e il quarto set sabato ce lo siamo giocati alla pari, quindi pensando che possa essere una delle squadre più forti, diciamo che iniziamo a trovare la strada giusta per poter sperare di conquistare quei punti che ci possono permettere la salvezza.